Buongiorno youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi un video a cui penso da un po' e quale migliore occasione se non questo periodo in cui siamo chiusi in casa per svolgere questo esperimento. Ci vuole però una premessa. Io ho studiato cinema all'università e per quanto io sia consapevole del fatto che non potrò insegnare forse nulla a nessuno, però ho qualche base in più rispetto ad altri e con questo non voglio essere quella che è più preparata degli altri, semplicemente credo di essere consapevole di ciò che ho imparato e ciò che io posso comunicare in questo video e sono altrettanto consapevole del fatto che attraverso questo video non potrò essere esaustiva e svolgere un'analisi completa, offrire di svolgere un'analisi completa di un'opera cinematografica, quindi sarà una sfida, ma una sfida che siamo pronti ad accogliere. Il mio obiettivo con questo video è cercare di avvicinare quelle persone che sono incuriosite dal guardare e commentare un film a quella che è effettivamente l'analisi critica corretta e adeguata. E questo ovviamente sarà difficile perché in 5 step è matematicamente impossibile essere completi in quello che si dice, in quello che si analizza, ma credo che sia abbastanza per iniziare proprio dal nulla. E allo stesso tempo però mi piacerebbe comunque cercare di scambiarci consigli a riguardo, quindi se volete dare la vostra opinione vi prego con la massima educazione direi, sono pronta ad ascoltarvi nei commenti qui sotto, ma bando alle ciance e iniziamo. Il primo consiglio che voglio darvi per analizzare un film risiede nel linguaggio, ossia per cercare di commentare correttamente un'opera cinematografica bisogna utilizzare i termini più adeguati o comunque ricercare dei termini che possano risultare corretti, il che significa che devono in qualche modo stimolare un'immagine nella mente del ricevente della vostra analisi. Quindi non potete limitarvi a dire che un film è bellissimo, perché bellissimo vuol dire tutto come vuol dire niente. Quindi provate a dire un film bellissimo perché e poi analizzate passo per passo, ad esempio la regia è audace, il cast è sorprendente, la fotografia è pulita, insomma questi potrebbero essere degli aggettivi adatti e ovviamente devono essere però consoni e congrui a ciò che avete visto. Passando all'azione vera e propria, io vi consiglierei di individuare il genere, eventualmente la tipologia e il mood che si respira durante il film. Inoltre, se riuscite, provate a individuare degli elementi culturali che vi ricordano altri elementi culturali. Ad esempio, questo film mi ricorda molto il cinema francese. Giungiamo ora all'osservazione degli aspetti tecnici. Per una brutta generalizzazione al servizio di questo video, divideremo gli aspetti tecnici in espliciti e meno espliciti, quindi ciò che visivamente colpisce l'occhio e quello che invece lo colpisce di meno. Questi aspetti sono la regia, la sceneggiatura, che banalmente è l'utilizzo dello sviluppo della trama e il dialogo, il cast e la recitazione, e non limitatevi a dire se per voi funziona o non funziona, cercate di capire il perché è stata utilizzata quel tipo di recitazione, ad esempio. La scenografia e la composizione fotografica, leggermente in secondo piano perché non facciamo tanto caso, però in realtà quando colpisce l'occhio è veramente difficile non farci caso, e se ci riusciamo anche il montaggio e il sonoro. Per comprendere il quarto step di questo percorso io proporrei una domanda, ossia qual è l'obiettivo del film e conseguentemente è stato raggiunto? Non è un esercizio facile, anche per i critici più esperti non è per niente facile certe volte dare un obiettivo al film che abbiamo appena visto. Quindi io vi consiglio di provare a rispondere a queste due domande e questo vi farà sicuramente, anche solo la ricerca di una risposta vi farà sicuramente guadagnare più punti e consapevolezza nei confronti dell'opera che state guardando. E per concludere la nostra analisi esprimiamo un parere oggettivo e un parere soggettivo. È giusto utilizzare entrambe le cose, entrambi i pareri sono fondamentali per una critica equilibrata e che comunque esprima il nostro gusto.
È giusto far trasparire il nostro gusto attraverso l'analisi che stiamo facendo, però è anche corretto dare a Cesare quel che è di Cesare. Questo ci renderà sicuramente anche più consapevoli di come si analizza un prodotto filmico. E questi erano i miei 5 step per analizzare molto velocemente e molto superficialmente, ma non troppo, un film. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere se desiderate altri video sulla critica cinematografica. Fatemelo sapere, sarei contenta di farli, quindi lasciatemi un like, lasciatemi un commento e mi raccomando andate a seguirmi nei social che vi linko sotto nell'info box. Non dimenticate inoltre di iscrivervi perché continueremo a parlare di cinema anche in futuro e io vi rimando al prossimo video. Ciao!